Bentrovati amici della Non Solo Libri, una visione diversa del negozio. Dietro ci sono i gadget, qui c'è Panini Comics, qui ci sono tantissimi Funko. Mamma mia ragazzi, sono arrivati Funko dei Fantastici 4 in ritardissimo, visto che erano arrivati prima di Natale a tutti tranne che a noi. Vabbè, chi se ne frega, basta che sono arrivati quelli di The Walking Dead, Star Wars, poi vi farò vedere, anzi no, ve l'ho fatto vedere al pezzettino iniziale del video, scusatemi, il bellissimo Light and Sound, dove c'è Kylo Ren per il momento e Darth Vader o Darth Fener che dir si voglia, ragazzi, meraviglioso, stavo guardando il microfono, ma vabbè, mi piace, guarda il microfono. Vabbè, niente, oggi sono stupido così e qua è la pila dei fumetti che oggi naturalmente vogliamo consigliarvi. Un mix anche di Funko, vabbè, che in realtà sono qui dietro di me, ragazzi. Anzi, guardate, li sposto ancora di più. Voilà! Mamma mia, che belli che sono. John Wick! John Wick! La regina Elisabetta, ragazzi. La regina immortale. Mi sa che si rovinerà prima il Funko della regina. E Sergio Aguero, anche quelli del Manchester City. I nuovi, per così dire, di Dragon Ball con Vegeta Training, Android 16, piccolo, sì, va bene, avete capito, piccolo Bulma, tra l'altro in una versione un po' anni 70 ginnica, Krillin, C3PO, come dicevamo, Michonne, Daryl e anche Alpha mi è arrivato, che da qualche parte non so. Naturalmente è ritornato il bellissimo Dottor Peter Venkman di Ghostbuster, con naturalmente la loro caserma dei Ghostbuster, e infine, come vi dicevo, i classici Fantastici 4. Ragazzi, Silver Surfer, Victor Von Doom, il Dottor Doom, Dottor Destino, la Torcia Umana, la Donna Invisibile, la Cosa e naturalmente Red Richards, Mr. Fantastic. Quindi un migliaio di... no, scherzo. Comunque sia, i Funko non smettono, Funko, Funko, Pop, chiamateli come volete, sono straordinari, meravigliosi, ottimi per fare un regalo, spendendo poco, il giusto in realtà, e potendo veramente spaziare in qualsivoglia argomento, serie televisiva, film, personaggi storici, c'era Benjamin Franklin, ma veramente, veramente di tutto, lo sapete bene. Se siete malati come me di Funko Pop, insomma, sapete che esce veramente di tutto. L'unica cosa che serve è un po' di spazio in casa per poterli, tra virgolette, esporre, sia che voi li teniate nella scatola, ci sono i proteggiscatole per i più, diciamo, collezionisti, oppure li potete mettere naturalmente in una vetrinetta, è vinile, non si rovina facilmente, basta non lasciarli vicino a una fonte di calore, perché sennò in qualche modo possono, diciamo, il materiale di cui sono fatti si può dilatare, quindi in qualche modo rovinare. Alcuni sono bubble head con la testa che balla, altri invece ce l'hanno fissa. Ci sono i giant, ci sono gli special, c'è veramente, veramente di tutto, ragazzi, di tutto. Tanto a me, come sempre, mi stanno arrivando un miliardo di messaggi, guardo, no, non mi interessa, no, scherzo, è qualcuno di voi che chiede informazioni, dopo gliene darò sicuramente qualcuna. Iniziamo però il nostro video, prima di tutto, come sempre, vi chiediamo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati per tutti i video che arriveranno, e ne arriveranno, non preoccupatevi, insomma. Seguirci su tutti i nostri social, Telegram è un buon modo veloce per ricevere la nostra lista delle novità, tutto ciò che esce noi lo prendiamo e quindi lo trovate elencato nella nostra lista, sempre. E naturalmente insieme alla lista ci saranno le foto di tutti i gadget che arrivano o ritornano. Non troverete mai, molti mi chiedono, ma gli arretrati li mettete? No, gli arretrati, sennò la lista veramente sarebbe talmente lunga da essere effettivamente illeggibile, insomma, o comunque stancante, quindi troverete solo ed esclusivamente le novità. Se vi serve sapere qualche arretrato, basta chiamarci, basta mandarci un messaggio su tutti i social, come ormai ben sapete, insomma. Per il resto, che cosa dobbiamo fare? Rimanere in attesa e ascoltare la nostra piccolissima intro o sigla. Sigla!
Voilà, eccoci qui, quindi partiamo subito. Oggi partiamo con gli americani. Così, ho voglia di partire con gli americani. E partiamo naturalmente da Panini Comics, Marvel Italia, che dal 2 aprile, ricordiamoci, diventerà la nostra spacciatrice ufficiale di fumetti DC Comics. Quindi magari finirà l'incubo della Lion per tanti di noi, insomma, che in questi anni è venuto veramente il reflusso gastrico. A me per altri motivi, ma anche per la Lion. No, non me ne vogliano. Chi ci lavora sicuramente è, ma mamma mia, chi forse tirava le fila non aveva capito che cosa significava fare fumetti, forse. Ma tant'è che iniziamo con il primo titolo che vi vogliamo consigliare, anche se è un esborso di soldi esagerato. Ve lo dico subito, io la critica, se la devo fare, la faccio. Allora, ho fatto precedentemente, in un video che vi metto qui, un discorso sui prezzi, ok? Sugli aumenti dei prezzi di Panini, che non ho voglia di ripetere. Chi ha voglia si vada a vedere il video che ho linkato prima, se avete voglia, mi farebbe piacere. Panini, io ti ho difeso, ma tu non mi fai uscire Absolute Carnage a 6,90€, perché io lo devo comprare obbligatoriamente, che è una delle serie, delle saghe, ragazzi, disegnata magistralmente, bellissimo. Il primo numero è qualcosa di soffocante dal punto di vista positivo, ti immerge in un nuovo modo, in un modo più moderno, ancora più gretto, ancora più scalfente, ancora più esagitato, non lo so, veramente ancora più violento del mondo di Spider-Man e del Spider-Verse, che sapete che a me piace tantissimo, me lo sono anche tatuato addosso. Ma non me lo fai pagare 6,90€, è un fumetto da 5€. Ci sta. Hai fatto la copertina normale, che dietro è così, questa poi dopo me la spiegherete voi magari nei commenti sotto, la bellissima variant di Zero Calcare, in questo caso con Venom, ok? Sempre 6,90€, ma dietro la quarta di copertina riporta sempre la pubblicità dello straordinario, scusatemi, Spider-Man, la storia della mia vita, che è veramente bello, un volume che ci avete chiesto in migliaia, ok, che adesso ritornerà disponibile, non preoccupatevi, quindi tutti quelli che lo stanno aspettando, non preoccupatevi che arriva a momenti. E poi la variant Spugna, mamma mia, grandissimo Spugna, bellissimo il disegno, che però, vedete, la quarta di copertina è diversa. Vabbè, non lo so, non ho capito. Comunque sia, iniziamo questo ciclo in cui fondamentalmente torna il nostro Carnage. E per chi conosce il personaggio, questo ulteriore, in questo caso, vabbè, rispetto a Venom, che potremmo definire ormai un antieroe, ok? Carnage è fondamentalmente uno dei più pericolosi nemici dell'universo Marvel e naturalmente di Spider-Man. E qui ne vedremo veramente delle belle o delle violente, come dicevo prima. I disegni mi hanno stupito, è qualcosa di eccezionale, non lo so. Kate Steman, cioè, ragazzi, bello, 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 peccato per i 6,90€, perché, allora, tre numeri saranno così, guardate, lì io metto le tre copertine, no? Le vedete? Ok, ci hai fatto un brossuratino, me lo fai pagare 15€ e, tutto sommato, non è male, ok? Dicevamo, appunto, finito Absolute, scusatemi, il Absolute Carnage, sì, stavo dicendo giusto, tra l'altro. Vabbè. Che l'unica pecca è appunto il prezzo, ma ragazzi è talmente bello che, se volete, secondo me, sono sicuro, guardate, lo dico anticommerciale, per me, per quelli che vengono da me, eccetera, ma a tutti quelli che naturalmente seguono i nostri video, ma non sono vicino a noi, non sono nostri clienti, ma nostri amici, ok? Ragazzi, se non avete fretta di leggerlo, aspettate, tanto uscirà un volume. A questo punto prendete un volume, almeno tecnicamente, tipograficamente sarà talmente bello, e quindi non ci saranno assolutamente problemi, secondo me, nella collezione andrà anche da Dio. Perché da Deus? Perché alla fine i volumi di Panini della, io li chiamo Marvel HD, no? O meglio, non tanto io, li ha chiamati così la stessa casa, naturalmente, che sono con quella plastichina nanana che vi ho sempre detto, eccetera eccetera. In questo caso abbiamo Spider-Man simbionte, eccolo qui, ok? Una visione alternativa del periodo delle guerre segrete, sempre raccontata da Peter David, ragazzi, e naturalmente disegnata da Land, che rivede, rispolvera
fondamentalmente, scusatemi la ripetizione, il costume del ragno, quindi il costume alieno. Perché questo periodo strano, Venom, la testata che sta andando veramente benissimo, adesso Absolute Carnage, il riproporre, il rivedere un particolare periodo, rianalizzarlo, dare degli input nuovi anche a noi per in qualche modo ricucire un po' questa rete, questo tessuto, tra virgolette, del multiverso che oggi non dovrebbe più esistere, naturalmente, della Marvel, è un volume che io vi stra-mega consiglio. A chiunque. Perché? Perché ci riporta un po' indietro, comunque sia con dei disegni meravigliosi, li vedrete adesso nel filmatino. Costa 16 euro, anche i volumi Marvel HD sono aumentati un pochino, ma tant'è che così è, ragazzi, non ci possiamo fare assolutamente niente. Dobbiamo solo capire se effettivamente c'è ciccia per noi, ok? E questa cosa cerchiamo di farvela capire noi, di aiutarvi noi a capire se effettivamente vale la pena spendere questi soldi che oggi Panini ci chiede. In tanti ci siamo lamentati, ragazzi, ma questo è, voglio dire, loro devono sopravvivere, non facciamo battute sul un'azienda dietro a tante di quelle spese, quindi se non le conosciamo dovremmo fondamentalmente avvalerci magari del silenzio, mettiamola così. Possiamo però, essendo acquirenti, e quindi l'ultima parola spetta a noi, capire se una cosa vale la pena o meno. Absolute Carnage, secondo il mio parere, se non siete dei malati collezionisti come me, che vogliono non solo leggerlo subito, ma anche avere tutte le variant, eccetera, eccetera, è da fare magari un pochino più avanti, insomma. Valutate questa cosa qua. In questo caso, se siete amanti del ragnetto, se volete scoprire qualcosa in più del periodo pre-tutto, pre-Secret Wars, pre-quello che volete, eccetera, nel periodo Guerre Segrete, è sicuramente uno dei migliori volumi usciti nell'ultimo periodo. Ma passiamo, sono tante le cose che vi ho messo da parte, a un altro titolo meraviglioso, la ristampa in formato Marvel HD di Wolverine La Fine, Wolverine The End. Eccolo qua, ragazzi. Abbiamo vecchio Logan, abbiamo La Fine, il grandissimo capolavoro di Jenkins con i disegni del grandissimo Claudio Castellini, gloria nazionale, che in qualche modo ci fa capire il vero momento in cui noi possiamo intravedere il vecchio Logan, quello che noi abbiamo letto fino a qualche settimana, mese fa, appunto sulle pagine di Wolverine. È qui l'inizio della fine, naturalmente, proprio come riporta il titolo. È stato ristampato tantissime volte, più grande, più piccolo, eccetera. Qui con 16 euro ci portiamo a casa la storia del fumetto di Wolverine. Non a caso, la mia felpa è proprio dedicata oggi a questo grandissimo personaggio della Marvel, Logan. Lo adoro. Bello, 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 bello. Un ciclo narrativo particolare uscito precedentemente in volumi Marvel HD e oggi raccolto completamente, dedicato forse a uno dei protagonisti Marvel più particolari, magari utilizzato, non utilizzato e via dicendo. Insomma, stiamo parlando di La Visione, ragazzi, e la sua straordinaria famiglia. Ne avevamo forse già parlato, non lo so, magari sì, magari no, in ogni caso è forse uno dei capolavori dell'ultimo periodo storico della Marvel. Il grande Tom King e Gabriel Hernandez Valta ci raccontano, voglio dire, le vicende del sintezoide organico dell'universo Marvel, e che ha un desiderio, lo sappiamo da quando lo conosciamo, essere realmente umano, perché è quello che gli manca. E cosa c'è di più umano di farsi una famiglia? Ragazzi, è proprio un racconto meraviglioso. Guardate che bella la copertina. Dai, è stupenda. Se non la state vedendo perché ve la sto mostrando in camera, la state vedendo naturalmente nei filmati. 27 euro, comunque, un bel malloppone. Vedete, ecco, la differenza. Io non riesco a capire. È vero che materiale è già uscito, no? Però questo è un volume che se non avete fatto, cioè i due precedenti non li avete, quindi l'unico modo che vi rimane è questo o recuperare i due, ma cavoli, questo è molto più comodo. Secondo il mio parere costano 27 euro, ok? E poi hai, non so, Wolverine, Logan, La Fine, cacchio, è una roba di Castellini, ragazzi, Jenkins, cioè la storia del fumetto, 16 euro. Il
simbionte, bellissimo, 16 euro, e poi dopo mi tiri fuori 6,90 euro. Absolute carino. Vabbè, vabbè, sono io che sono sbagliato, ragazzi, sono io. Compro tutti i cartonati che vi ho fatto vedere. Ma la mia libreria è molto più bella, si rimpolpa. Cioè, non lo so. Panini, per piacere, ripensa ad alcune logiche commerciali. Non hanno senso, credimi, non hanno senso. Non lo vedrai mai, magari, questo filmato. Però te lo dico col cuore. Cioè, io faccio questo lavoro da 23, quasi 24 anni. Ma non ha senso! Non ha senso, il 2 euro era impossibile da mantenere. Chi si lamenta? Il 3 euro è giusto. Il 5 magari poteva essere 4,50. Ma il 6,90 euro? No, non ha senso. Mi fai un volume. Mi fai un TP magari. Un brossuratino carino con almeno la costina, dai, che è un pochino più carino. Siamo qua a guardare per la colla, per queste cose qua. Dai delle motivazioni, insomma. Dai delle motivazioni vere, sincere. E il pubblico, quando ha la sincerità, ti segue. Credimi che ti segue. Comunque sia, tanto ti seguirà comunque, perché è o così o pomì. E spero che la gente non si rifugi nell'online, nel leggerlo, che sia regolare, nel senso legale, che non lo sia, leggere su un tablet. Ragazzi, ve lo dice un malato di tecnologia, leggere da un tablet, mamma mia. Cioè, non riesco, poi si sposta, poi... Ma io ho voglia di leggere sulla tazza del gabinetto, a letto, nella mia camera, in soggiorno, in treno, in tram, mi porto dietro questo, non ho batterie da vedere, ma quanto è bello leggere con la carta, mamma mia. Va bene, passiamo sempre a Panini Comics, ma entriamo nel manga, il manga con il numero 3 dello straordinario immortale, ragazzi. 14,90 euro, volume, ad esempio, in questo caso, talmente bello, a livello proprio tipografico generico, no? Stupenda la sovracoperta in questa carta grezza, la carta interna, comunque sia molto bianca, che fa risaltare questi disegni straordinari del grandissimo Hiroaki Samura. Insomma, ragazzi, cioè, continuerò, sto video è così, perché oggi mi sono svegliato così. Oggi è lunedì 20, lo danno come lunedì blu, no? Il Blue Monday, quello, il giorno più triste dell'anno, magari mi sarò svegliato in questa maniera, insomma. Grazie, Logan. L'Immortale 3 Complete Edition, cosa dire di questo straordinario personaggio che, per una serie di motivi che dovreste già sapere, perché avete già visto un video in cui ne parliamo, o vi siete interessati nella vostra fumetteria o su internet, insomma... Questo personaggio che, per poter morire, deve uccidere 1000 uomini. E questa ragazza che gli ha chiesto un aiuto, una mano, e lui gliela sta dando. Perché almeno potrà effettivamente uccidere questi 1000 uomini, che se lo meritano, ci mancherebbe altro, insomma. Ragazzi, bellissimo. L'edizione è talmente bella. Io ho quella precedente, un po' Comic Art, scusate, e un po' Panini Comics. E questa la sto rifacendo, perché quell'altra, una scarpa, una ciabatta, non è che mia... All'epoca non avevo voglia di rifare anche quelli che erano stati ristampati con la costina Panini. Me l'ero tenuta così, oggi me la rifaccio più che volentieri. E invece andiamo a vedere, ma più che altro vi voglio far vedere una particolarità. È uscito One Punch Man, ok? La versione Variant, che costa 7 euro con una sovracoperta magica, che adesso vi farò vedere. E quella normale, a 4,90 euro, naturalmente. È One Punch Man, ragazzi, non ho voglia neanche di parlarne, nel senso che... Cioè, se non leggete One Punch Man avete un problema. È bellissimo. Ma poi tutta la storia che c'è dietro, no? One, l'autore, che purtroppo non è così bravo a disegnare, che è contattato da Murata, questa è la leggenda che si dice, insomma, con Murata, uno straordinario disegnatore e scrittore, e Shield 21, la sua opera credo più famosa in assoluto in Italia, eccetera, che ha chiesto se poteva essere lui a disegnarlo. Perché la storia è meravigliosa, veramente meravigliosa. Ma togliamo un attimino dalle nostre scatole la copertina con Genosh, il nostro Saitama, cioè, tutti i personaggi, bellissimo, una sorta di X-Men giapponese, alla My Hero Academia, ma molto divertente, e secondo me dietro, sotto, non è così tanto divertente, se ci pensiamo. E abbiamo appunto, come dicevamo, la nostra copertina che, come potete vedere, alziamo la sovracopertina, non so se si vede, poi ve la faccio vedere nel video, naturalmente. Voilà, è la bellissima, eccola qua, mamma mia. Vabbè, stupendo, un po' di fanservice serve sempre.
Se riuscite a recuperarne, noi ne abbiamo pochissime, ma forse ormai delle ce ne hanno arrivate 150-200, non ne abbiamo più, ne abbiamo forse 5-6, quindi ragazzi, chi prima arriva meglio alloggia, se volete la variant, se no la normale, ne trovate quante ne volete. J-Pop, sto andando più veloce possibile come sempre, ma tanto il video sarà di 25-30 minuti, chi se ne frega, chi ha voglia di vederlo lo vede, chi non ha voglia di vederlo purtroppo non lo vede. Mi piacerebbe foste veramente in tanti, perché questa mia passione credo che riesca in qualche modo a trasparire, ad arrivare a voi, no? Tramite questa videocamera, tramite questi video, vorrei fossimo in tanti a usufruirne, insomma, tra castronerie e cose interessanti che posso dire, insomma. Osamu Tezuka Collection, J-Pop ha fatto questa collezione che non smette mai praticamente, ma anche perché Osamu Tezuka o Tezuka ha fatto 1,5 miliardi, 200 milioni, 500 mila miliardi di fumetti, continua naturalmente a raccontarci la storia di questo autore tramite le sue grandi, grandi opere. In questo caso è uscito, scusatemi, Mela Meccanica, che è una serie di racconti brevi più o meno dal 1968 al 1973, dai toni un pochino più maturi rispetto ai precedenti, diciamo, alle precedenti opere usuali, tra virgolette, del maestro, anche se alcune cose, voglio dire, che ha fatto sono comunque molto molto adulte, secondo il mio parere, e vengono pubblicate realmente per la prima volta in questo volume unico. 12 euro, sovracoperta, qualità solita J-Pop, quindi straordinaria. Ragazzi, se siete amanti di Tezuka, è per forza di cose acquistabile, cioè è d'obbligo, perché sennò. Esce anche però velocemente il numero 2 dello straordinaria Fenice, stampata per la prima volta in Italia da Hazard, una bellissima edizione, tanto di cappello Hazard, la Fenice, Buddha, cos'è che aveva fatto la storia di tre, Adolf, eccetera. Adesso J-Pop naturalmente ha preso tutti i diritti e sta stampando lei. Naturalmente il formato di J-Pop è ancora più bello, secondo il mio parere. 12 euro, siamo al volume 2 di 12 saranno della Fenice. Questo racconto, questa saga che costituisce una vera e propria summa dell'ideale dello straordinario Osamu Tezuka. È un'opera monumentale che, pensate, è stata costruita tra il 1954 e credo il 1988, ripresa, messa in pausa, ripresa di nuovo, messa in pausa, ripresa, messa in pausa. Comunque sia, veramente, veramente straordinario. Sempre Osamu Tezuka, sempre J-Pop, siamo al quarto volume di 4, quindi l'ultimo effettivamente, scusatemi, 10,90€, della storia, naturalmente, di una vita a fumetti, della storia di Osamu Tezuka. In questo caso è Toshio Ban e la Tezuka Production che hanno prodotto questa miniserie di 4 che ci racconta la vita del vero, del grande maestro. Quindi uno spaccato anche temporale molto particolare, molto bello, che non è solo avvincente perché ci fa conoscere il dio dei manga, ma anche perché ci fa conoscere un periodo storico, vari periodi storici del Giappone che noi tanto amiamo e adoriamo. Tra non molto, se riesco veramente, ve l'ho già promesso l'anno scorso, ve lo riprometto, perché è un lavoro molto strano, ok? Anche oggi ho rigirato di nuovo l'apertura, l'intro del video del Giappone, del nostro viaggio in Giappone di aprile barra maggio 2019, siamo nel 2020. Ce la farò, non lo so, quando ce la farò lo farò, mi metto lì, metto i pezzi, poi dopo no, quello non mi piace, vabbè, non che sia un grandissimo videomaker, anzi, camera fissa, sono qua, guardate, quindi il pezzettino eccetera, sono da solo, non ho 2-3 camere che comunque sia mi seguono, anche se mi piacerebbe provarci, ma il tempo è sempre poco, io comunque devo lavorare anche in negozio a contatto con voi, con alcuni di voi, quindi sono qua, insomma. Sempre Osamu Tezuka, che in questo caso è la 001 edizione, o Ikari, che dir si voglia, ed è, lo vedete, sì? Next World, il mondo del futuro, che avete sia in questa copertina, sia nella copertina che ricrea un po', tra virgolette, il periodo storico in cui è uscito. È una storia un po' di fantapolitica, dove si va a valutare quale chi potrà fermare, tra virgolette, la guerra tra le superpotenze rivali, Uran e Star, in questo caso, no? E quindi ci sono i Fumon,
questi piccoli, questa entità, mettiamola così, che vogliono rendere schiavo il genere umano. Ragazzi, come le altre opere di Icari, quindi Lost World, Metropolis, eccetera, eccetera, sono quelle chicche, ma da veri intenditori, di Osamu Tezuka. Cioè, la Icari sta facendo delle cose sia di Gonagai ha tirato fuori che di Osamu Tezuka, che magari J-Pop non aveva, i diritti non ha preso, non ha potuto, erano di un'altra casa editrice, non lo sappiamo, ok? Ma che secondo me, non dico che sono più interessanti, però sono un pochino più introspettivi, ci fanno vedere idealmente i due autori, Gonagai e Osamu Tezuka in questo caso, confrontarsi con storie diverse, difficili, ok? Quindi, boh, 18 euro per dei volumi unici, con la possibilità di scegliere, purtroppo le quantità di queste sono esageratamente limitate rispetto a queste, però tutto sommato lì, beh, si fa una scelta, nel senso che prima arriva, prima alloggia, ma meglio alloggia, però vabbè, per poter conoscere un lato ancora più, meno strumentalizzato, secondo me, del grandissimo dio dei manga. Finito Osamu Tezuka, mamma mia, avrò detto il nome del maestro 200 milioni di volte, passiamo e chiudiamo in realtà con lo straordinaria Star Comics. Dei titoli che mi ero dimenticato nel video precedente di consigliarvi, o meglio, non volevo in quel momento, l'avevo detto, no, sono usciti anche quelli che sono straordinari, però poi dopo io me li rileggo, no? Li leggo e li rileggo, quelli che mi piacciono, quelli che io colleziono, la maggior parte di quelli che colleziono, me li rileggo due volte, perché una è la lettura che serve a voi per dare delle indicazioni, quella poi che serve a me per capire, per migliorare l'approccio all'opera, naturalmente. E una di queste, anche se i disegni non mi piacciono assolutamente, almeno ve l'ho già detto, non devi evitare, è Tales of Wedding Ring. Voilà! Siamo al numero 4 di questo... è un mix tra Isekai e... harem, sì, è un isekai e un harem mischiato insieme. Bellissima l'interazione, la storia, le protagoniste, il protagonista, altri protagonisti, insomma tutti i personaggi che sono caratterizzati molto bene, in realtà in maniera molto facile vengono comunque, riescono ad arrivare a noi i sentimenti, le emozioni eccetera che essi provano, però purtroppo i disegni sono un pochino, secondo me manca ancora di qualità, ecco, mettiamola così, lo vedrete nel filmato. E 5,90€ sovracoperta, è comunque una storia talmente bella, dolce, perché anche se un harem non c'è così un'esagerazione di riferimenti, che ne so, sessuali e sexy e via dicendo, qualcosina, ma è veramente limitato e limitante, quindi per qualsiasi pubblico, bello. Bello, mi sta piacendo e spero continuerà almeno la storia a essere così, i disegni magari miglioreranno, chi lo sa, insomma. Vi facciamo vedere, visto che è uscito il numero 3, la straordinaria nuova ristampa, nuova edizione del sempreverde mitico Sailor Moon, le guerriere Sailor che tanto ci hanno fatto sognare. Voglio dire, negli anni a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, forse già dentro negli anni 80, ogni tanto, avendo qualche anno in più magari rispetto a tanti di voi che mi seguono, eccetera. Molte volte posso dimenticarmi, tra virgolette, il periodo, però gli anni 90 sicuramente, insomma. 14,90€, non ha sovracoperta, le alette, come potete vedere nel filmato sicuramente, questa copertina sbrilluccicosa, come le figurine di una volta della Fiorucci, chi si ricorda questa cosa, scriva nei commenti che ne so, ah, le figurine della Fiorucci, che belle, sì, è vero. Belle, vabbè. È un'edizione meravigliosa per Pretty Guardian Sailor Moon, ragazzi, cioè, che è Sailor Moon? Bunny, vabbè, Sailor Mars, Sailor Mercury, Milord, quello che volete voi, insomma. È stata forse una delle storie che ha reinventato le maghette, no? A partire da Bia, la sfida della magia e via dicendo, fino a Creamy, Amy e quant'altro, siamo arrivati naturalmente a Sailor Moon, qualcosina di che era riuscito ad arrivare perché magari i cartoni animati, gli anime delle maghette piacevano magari un pubblico femminile, in questo caso Sailor Moon è riuscito anche a sfondare tra virgolette il pubblico maschile, nel senso che è arrivato in qualche modo in fondo ai nostri cuori. Bueno, arriviamo tra l'altro all'ultimo fumetto, all'ultimo manga, all'ultima opera che vi vogliamo consigliare, ma non c'è niente come per Sailor Moon da consigliare nemmeno qui, perché ragazzi, se siete fan lo farete, se anche avete la precedente edizione lo farete, lo state facendo,
E se non vi è ancora arrivato, ricordatevi che in qualche modo, sotto certi aspetti, io lo so, dentro di me, Slam Dunk deve qualcosa al grandissimo Rokuda Noboru, il grande, grandissimo autore di F1 e motore in pista, ma soprattutto di Dash Capei, Gigi La Trotta. Continuano le disavventure in questo quarto numero, divertenti, dissacranti, del nostro grandissimo Gigi, o Capei, che dir si voglia, e della sua, ormai sua, squadra di basket, il Seirin. E mamma mia ragazzi, quanto la linguetta di Capei, oh, Anna, mutandine. Oh, cacchio, mi fa diventare scemo, già di più di quello che sono. 8 euro, sovracoperta, avete visto un po' i disegni di questo quarto numero. Ancora una volta dico, che bella questa carta, che sarà, boh, economica, quello che volete. Che bello avere in mano qualcosa così, sembra di avere in mano le guide telefoniche, no? Ormai non si usano più, però. Vabbè, insomma, lo riappoggiamo qui, ragazzi, io vi lascio. Finiamo questo video un po' stupidotto, dai, ci sta ogni tanto. Anzi, mi sa che ormai andrà sempre peggio. Con i nostri Funko meravigliosi, passate in negozio o guardate le nostre foto e poi andate nel vostro negozio preferito a chiederle. Andate in negozio, ragazzi, non online. Parlate con le persone, bello e divertente scambiare qualche opinione sulle nostre passioni incredibili, che sono naturalmente il fumetto, i gadget e il Giappone, l'America, quello che volete voi. Basta stare insieme, insomma. Per il momento è tutto, come vi ho detto all'inizio, iscrivetevi alla pagina, mettete mi piace, non mi piace, insomma, quello che volete, seguiteci su tutti i nostri social. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!